Buongiorno qui dal Parlamento europeo, dalla nostra prima riunione plenaria a Strasburgo del Parlamento europeo dopo il break estivo. Brexit senza fine, direi, anche questa settimana abbiamo discusso di Brexit qui, abbiamo fatto una risoluzione, abbiamo messo in chiaro che noi come Parlamento europeo vogliamo una Brexit chiara, con un accordo chiaro che salva anche, se possiamo dire così, così la dignità dell'Unione europea. In questo processo poi spetta chiaramente alla Gran Bretagna decidere cosa vogliono fare. Abbiamo lavorato su due brevetti e su due risoluzioni e su queste abbiamo anche votato, una sulla possibilità di dare brevetti a piante. Il Parlamento, anche io personalmente, noi siamo sempre stati contrari a questa idea, però l'Ufficio europeo per i brevetti ripetutamente ha sostenuto che anche le piante che sono frutto di incroci possono avere un brevetto. Noi pensiamo di no, noi pensiamo che piante, anche animali, non possono essere brevettati. Poi abbiamo fatto una risoluzione sulle foreste in Europa. Purtroppo abbiamo un problema grave in alcune zone. La siccità degli ultimi anni ha fatto esplodere i parassiti, soprattutto il postrico. Abbiamo avuto danni ingenti anche da calamità naturali. Se pensiamo per esempio alla tempesta Vaia che ha colpito anche le nostre zone, abbiamo messo in chiaro che l'Unione Europea deve impegnarsi nella propria politica, soprattutto anche nella propria politica agricola, per tutelare le foreste e dare un aiuto ai proprietari di foreste affinché ci sia una gestione sostenibile delle foreste. E poi abbiamo fatto finalmente il voto finale sull'aiuto all'Italia dal Fondo di solidarietà per aiutare a chi è stato colpito l'autunno scorso dalla tempesta Vaia. Abbiamo deliberato definitivamente 277 milioni che andranno all'Italia e che lo Stato italiano adesso potrà distribuire tra chi è stato colpito da questa tempesta. Sì, queste le cose più importanti da questa settimana, dalla nostra prima settimana a Strasburgo qui in questo autunno. Buongiorno a tutti.